posso fare il selfie. Ah, ma ora sei fissato. No, poi lo ricordo che tutti possono pubblicare il selfie perché Bengodi, dedicato al peperoncino, ha una sua pagina, bengodi.tv, potete entrare anche voi e potete in automatico, Pellegrine, fammi il selfie, fammi un po'. Perché io ho visto cose pazzesche e la gente è molto presa da questo metodo di comunicazione. Perciò nella nostra pagina pubblicate anche voi i vostri selfie con il peperoncino, non mi mandate i selfie pornografici. Signore, una signora ci ha mandato una foto a seno nudo. Signora, capisce non che già il peperoncino aiuta. Non è vero. Poi se no, è vero, voglia di essere, non dico i nomi. Ma... No, che hai detto Massimo? No, è vero, Massimo, le signore là. Piccante, però non ci mandate il seno nudo. Comunque. Claudio, invita a fare poi il selfie, aspetta, faccio il selfie all'operatore. Allora, esco di campo, Susanna, parla tu, vai. Allora, poi vado dalle nostre Pellegrine Artusi e da Pierozzi per vedere il tuo panino e la loro ricetta. Però, visto che abbiamo parlato tanto del peperoncino, cioè, però vediamo con la nostra dottoressa Silvana Amato di scoprire le proprietà nutrizionali, perché non è che uno si mette lì a mangiare a morsi il peperoncino, no? Allora, il peperoncino, come diceva Biagi, è un ottimo prodotto della nostra conoscenza della dieta mediterranea. È una solanacea e come il pomodoro, come la melanzana, come la patata. Certo. Quindi hanno, però il peperoncino può essere consumato anche crudo e assolutamente è consigliato il consumo del peperoncino crudo proprio per la sua elevata presenza di vitamina C, di vitamina A e di licopene. Quindi quello che si trova anche nel pomodoro. Perfetto, e quindi non è facile trovarlo e appunto il peperoncino ne è abbastanza ricco. La vitamina C e la vitamina A sono degli antiossidanti stupendi, quindi, però sono termolabili e di conseguenza la cottura superiore ai 70 gradi mi impoverisce il prodotto. Poi contiene anche la licitina il peperoncino, quindi abbassa anche il colesterolo e controlla quindi i grassi nel sangue. E questa è un'altra delle sue qualità e delle sue proprietà. Inoltre è un antibatterico, infatti aggiunto anche al salame, come abbiamo visto, protegge dallo sviluppo di microrganismi che potrebbero mandarlo, diciamo, inquinarlo. E quindi questa è un'altra importante proprietà del peperoncino. È vasodilatatore, quindi aiuta la pressione. Vi apre tutte le vie respiratorie, tutte di più. Cosa c'è di meglio di un piatto di pasta, aglio, olio e peperoncino? Abbiniamo il peperoncino con l'aglio e abbiamo. Senti, ho sentito parlare di queste pasticchine che si vendono in farmacia di peperoncino. Ecco, quelle in che caso? Cioè, non lo so, non mi rendo conto. Beh, allora c'è un'altra, diciamo, intorno al peperoncino c'è un mondo di cose. E si è scoperto anche essere un aiuto perché crea termogenesi e quindi aiuterebbe il dimagrimento. Bruci di più, aumenta la termogenesi e quindi bruci di più. Bruciare di più vuol dire dimagrire. Massimo, che le dici? Capsule pronte avrebbero aiuto. Le stanno vendendo a Hollywood, soprattutto le attrici ne stanno facendo. Sta dando funzione. Davvero, sta diventando importante l'utilizzo di queste pasticche, che io dico sempre con attenzione, perché saper dosare il prodotto fresco è una cosa, dosare il prodotto chimico, perché poi di questo si tratta, ecco, la situazione cambia notevolmente. Quindi attenzione. Quindi ben venga, certamente, sempre su consiglio di esperti, l'utilizzo di queste pasticche. Comunque, l'uso quotidiano di peperoncino. Con aggiungere al mantenimento delle proprietà nutraceutiche, conservare il frutto, se è possibile, conservarlo nel congelatore, ecco, il quindi, frutto, cioè una volta che congela la pianta, perché il discorso del secco, se ci pensiamo bene, è un qualcosa che rimanda agli anni, forse prima della guerra, quando non c'erano i freezer, dove per però il mantenimento si seccava. Però se io raccolgo questi peperoncini uno per uno, prendo e li metto nel freezer, in una bustina, e poi li consumo. E dopo X anche N mesi mantengono le proprietà nutraceutiche, mentre invece se li secco, e inevitabilmente si impoverisce, poi anche la fase di essiccazione deve essere fatta in maniera adeguata. Se si supera addirittura, si dice, i 30 gradi, ecco che qui l'essiccamento del peperoncino rimane. Qui abbiamo visto le proprietà, ma soprattutto i sapori. Il sapore è anche l'importanza. E allora posso andare? Detto questo, giustamente dovevamo anche capire, perché la vitamina C è quella più conosciuta nel peperoncino, però c'ha anche altre proprietà. Come si fa un dolce col peperoncino? Un dolce peccaminoso, cioccolato. Guardate già lì che l'hanno messo, quello è già peccaminoso. Beh, più peccaminoso lo chiamerei afrodisia. Certo. Anche peccaminoso che si prende qui. Allora, come si fa sto dolce? Allora, intanto è un dolce che va bene anche per i celiaci perché non ha farina.
Quindi se andate nel sito delle Pellegrini Artusi, cake cremoso al cioccolato, a noi ci piace chiamarlo dolce, cake, fallo dire agli inglesi, dai. Vabbè, vai. Quali sono gli ingredienti? 200 g di cioccolato fondente extra. Sì. 50 g di farina di mandorle, 4 uova, 200 g di burro, un pizzico di peperoncino in polvere, un pizzico di sale. E questi sono gli ingredienti. Ecco, si scioglie la cioccolata a bagnomaria con il burro. Sì. Poi si fa intiepidire leggermente quando è bella lucida e sciolta. Sì. Si toglie, si aggiunge un pizzico di peperoncino, giusto un pizzico. Un pizzichino, eh? Secondo i gusti anche sì, quello. La farina di mandorle. Che bisogna comprare il peperoncino quello con... Sì, ma... Tracciabile, donne! Guarda, io stasera io non ce l'ho, però penso che dopodiché tutti via. Sì, sì. Farina, poi, di mandorle, farina di mandorle. La farina di mandorle, che se non avete la farina di mandorle si possono tritare le mandorle? Sì, sì, con, mini, con le spellate. Il mixer, certo. E questo, invece te che fai? Io monto le chiare a metto neve. Qua? Sì, grazie. Metto? Grazie. Allora, i quattro rossi vanno messi insieme al cioccolato e alla farina di mandorle, mentre invece la nostra Simona sta montando i quattro albumi con un pizzichino di sale. Che viene meglio, no? Il pizzichino di sale, perché viene meglio, Il giusto, dolce no? deve rimanere morbido all'interno, vedi, non deve... essere duro. Duro, deve rimanere cremoso. Cremoso. Ora hai fatto così, l'hai rovinato tutto. Nonna. Comunque là ce l'abbiamo bello. Ce l'abbiamo intero, lo tagliamo. Se ne fa un'altra fetta. E in pratica adesso si unisce le une agli altri per tutta la vita. E poi si mette in forno. Quanto? 180 o più basso? No, 180. Okay. Per? 30 minuti. 30 posso? Minuti. Fra poco c'è il panino. Che stai facendo? Il panino con? No, questo è per far assaggiare la ventricina a lui. Amico. Allora, c'è i due esperti, ragazzi, c'è una cosa. Sul peperoncino, questa pianta qua, che uno potrebbe pensare, la vede, è una pianta aromatica. Va a capire, è una pianta aromatica di nessuna importanza. Massimo Biagi, uno dei più grandi conoscitori in Italia del mondo dei peperoncini, che cos'è questa, Massimo? Questa è la pianta più rara al mondo, che solo nell'azienda di Marco Chiarmazzi coltivata, che noi l'abbiamo registrata come il pimento del deserto. Più rara al mondo, excusez-moi, messieurs! Capite il messaggio del peperoncino? Ci sono tanti peperoncini, non un solo tipo generico e banale, ma questo esiste solo in azienda. Allora, e a tale proposito stiamo parlando del cibo, Marco Carmazzi. Certo. Afrodisiaco, allora, prima di tutto, è un cibo afrodisiaco o no, secondo te, Massimo Biagi? I medici dicono di no, perché non ci sono, diciamo, studi proprio. Studi, però il colore del peperoncino, la forma del peperoncino, il calore che dà il peperoncino, vasodilatatore, fra virgolette, aiuta. Io infatti c'è il tavolo davanti del primo piano che hai allestito per noi, che è meraviglioso perché c'è quei peperoncini, ragazzi. No, Claudio, è quello là, giusto per dirtela, capisci? È quello là, guarda, quello là di fronte che c'è inquadrato in tutto il primo piano. Lì, Massimo, c'è il mondo della, il rosso dell'afrodisia, col rosso della passione. Al sud. Cioè, ci stanno di più le donne con il peperoncino. Sì, certo. In Calabria lo chiamano il Viagra dei poveri, no? Ah! Il Viagra, dici tu, eh? Ma guarda com'è. Carmazzi, tu che ne pensi? Lo usi? No. Sì. No, Carmazzi risposta di tutto. No, credo. Non sono, diciamo, arrivo fino alla banera, non sono per gli estremi, però è la quantità che conta. C'è Pierozzi, ve lo dico, che sta mangiando. Anch'io ho mangiato. Pierozzi, più che farli per noi, li sta facendo per se stesso. Ma mangiati sei. Dai, mangiati sei. Te stai allargato tu con sti panini. Guarda qua. Noi abbiamo esigenza, che Caloni è rimasto che come è un toro, scuso, dai nostri operatori di dietro. Ma è bello, fai vedere lo studio, Claudio, che sei rimasto inchiodato con due operatori. Qui ormai siamo nella bailamme del piacere e del godimento, no? Guardalo. Cioè, gli operatori che si sono stretti e lui poretto è laggiù. Claudio, non è che ti teniamo in castigo, va bene? Così almeno stai tranquillo. Allora, raccontami, c'è la filiera, il mondo del peperoncino può finire in una filiera. Io ho visto birra, ma hai detto prima che la birra, ma che senso ha il concetto, scusami? No, il concetto innanzitutto della filiera Mr. Pick è questa, che ha voluto mettere insieme, ha messo insieme, è la prima filiera del peperoncino in Italia che ha messo insieme tante referenze, cioè fatto con, diciamo, lo stesso produttore, praticamente noi, questo qui, quello che unisce tutti questi prodotti sono... che al loro interno c'è il peperoncino, prodotto un peperoncino tracciato con nome e cognome, questo sia
ben chiaro. Ti sta confondendo lei, sì, diccelo. No, no, no. Tranquillo. Noi che sappiamo. A me non piace. Allora, è un po' calda, per cui magari... È fatta con questo. Scusate, ecco. Lo so che non si beve. Con che fatto? Come si dice? Corocoto. A garganella. Gargarossa. Allora, questa è fatta con Rocoto. Programma fine questo, eh. La birra si beve alla bottiglia. Lo fanno tutti, quindi l'ho fatta apposta. È un po' caldina, ma va bene. Questo purtroppo non ci si è pensato a mettere nel frigo, però piano piano dovrebbe. Io non la bevo, però ti racconto quel che mi dicono. Perché non la bevi? Perché non mi piace. Se come quello che fa la detta alla comunicazione per le DOP e l'IGP dei salumi in Italia, lui è un vegetariano. No, vabbè, io sono qui per il peperoncino e la filiera, non sono qui per la birra e basta, perché se no sarei venuto. Allora, birra va bene. Ok, però... birra a Rocoto, poi ci sono biscotti all'abanero orange. Biscotti senti, con la cioccolata e la vanilla d'orange. Poi c'è questa marmellata a rustico Versilia, creme ai quattro colori di abanero più alla G. Quindi sta funzionando questo tipo di filiera? Sì, perché ho visto le messe anche sulla cioccolata e me l'aspetto. Esatto, come diceva prima laggiù, polvere di cioccolata. Qui c'è l'estratto di peperoncino, non c'è la polvere. Sempre per il solito discorso che noi preferiamo usare in tutte queste, nella nostra filiera, non le polveri, ma il prodotto fresco o frullato. Perché o... il messaggio è, se è possibile usare se il prodotto fresco, esatto, se è ovvio che se non è possibile abbiamo anche le polveri. Mi cambia la curiosità, come mai hai fatto anche l'olio al peperoncino? L'olio perché con Massimo, il nostro amico Nicola, è venuto fuori questa novità di fare l'olio al peperoncino, ma un peperoncino che è franto nell'olio al momento della frangitura delle olive viene mischiato con le dovute proporzioni dentro l'olio. Massimo, scusa, però scommetto che il prodotto che funziona di più è la pasta, ragazzi. E la pasta senza dubbio è accessibile a tutti, con anche questo con peperoncino fresco. Non con le polveri. Non con le polveri. E anche qui è tutto tracciato, cioè è tracciato il prodotto madre, in questo caso olio, piuttosto che pasta, piuttosto che birra, ma soprattutto il peperoncino. Che tipo di peperoncino? Nome e cognome? Messaggio sta tornando. Quando comprate il peperoncino, che tipo? Nome peperoncino, nome e cognome, chi l'ha prodotto e come è prodotto. E poi c'è scritto sull'etichetta. Ci deve essere le etichette, leggete le etichette, questo è il messaggio. Perché soprattutto in Italia c'è scritto dove è confezionato, ma non chi l'ha prodotto. Per cui può essere un'azienda italiana, scritto grosso, che è confezionato in Italia, ma il prodotto viene dall'estero. Questo. Allora, Marco Pierozzi, dai, ci sei tu col panino. Anche a lui è piaciuta la birra, intanto. Vai. Non la bevo, però. Assaggiate la ventricina. Prendete, mi volete spostare, avete la coda. Ci mi piace la birra. Guarda che questa, pane, ti giuro, Pierozzi. Lo sai che ha tutto meno che, visto quelle birre gassate che ti fanno venire la tua. Questa è delicatissima, proprio anche da donne, guarda. Questa della birra anche da donne mi piace, eh. Va bene, va bene. Pierozzi. Un po' patriottico. Illuminaci su un Pierozzi. Un po' patriottico. L'hamburger che tutti sappiamo vengono da americani. Gli hamburger? Vabbè, dagli Stati Uniti, interpretazioni dalla Germania. Germania originale, poi hamburger. Dopo però è diventato noi l'abbiamo celebre. Fatto col salsiccio. Perfetto. E questa roba. Quindi è il salsiccio. Hamburger di salsiccia piccante e pomodoro. Proposto con pomodoro o pomodori secchi. E sopra la piccantezza del peperoncino. Dentro la carne, dentro la salsiccia, carne, nella salsiccia. Perché due panini diversi, due tipologie di pane diversi? Sono due schiacciatine, una è integrale con farina macinata a pietra e germe di grano. Il pulcino perché, in pratica. Perché comunque penso che abbia abbastanza carattere il pomodoro secco e la salsiccia piccante. Capite? Dimmi, per poter reggere anche. Dimmi se sbaglio. In un panino, quando si consuma un panino, la differenza fra un grande pane e un pane mediocre con una non farina tracciata, non lavorazioni, è di 20 centesimi. Quanto cambia? Dammi no, la cifra. Pochissimo. Cioè, capite, carissimi? Considerando che oggi la media del consumo nazionale è diventata ridicola, siamo sui 30 grammi, 20 grammi a testa al giorno. Cioè, considerate che anche se costasse 20 euro al chilo, 20 grammi... Cioè, il pane, spese, la differenza tra un buon pane e un pane mediocre è quasi ininfluente, ma cambia completamente tutta la... È una secchiata di colla, piuttosto. Come? Una secchiata di colla, invece che... Molto gastronomico, da filosofo, Io mi dissocio dal Pierozzi quando usa questi termini. Io mi associo al Pierozzi. Perché il pane, normalmente prodotto velocemente, che deve avere risultati di...
di tenere in vetrina senza conservanti per tanti giorni, che è un bel pezzettino di gomma, viene fatto con farine fortissime, con una quantità di glutine esagerata. Che poi le persone nel tempo diventano intolleranti. Diventano intolleranti perché lì i nostri villi intestinali, quando mangiamo quel panino, prendono una bella cicchia di colla. Ti stai allargando da panificatore, perché stai diventando nutrizionista. Perché non ha la possibilità di scindere le proteine e quindi... Lo digerisce. Ascolta, cosa voleva dire? Io volevo dire che il panino integrale sarebbe la soluzione migliore. Okay. Quando sei fuori hai bisogno di, in qualche modo, di velocizzare. Ma fatto come lui, col pulcino, con la farina macinata a pietre. Tanto parliamo dei panini in un'altra puntata, Susanna. Tutto questo, ecco, diventa un prodotto buono da consumare. Quindi con attenzione la scelta della farina, come diceva giustamente lui. Okay. Questo è importante. Allora, pellegrine, a che punto siete? Che punto siamo? Le pellegrine sono le peccatrici, l'avete capito di tutto il programma qui? Posso far vedere che posi dopo? Guarda come viene. Vai, incorporiamo le... Mi raccomando, dal basso verso l'alto. Sempre. Perché sennò dopo succede che si rovina tutto. Poi non essendoci il lievito ci serve lei. Comunque guarda, chiaro. Te ora finisci così, poi tanto tutto va messo, Però io questo lo porto qua, scusate. Perché ditemi... C'è anche la forchettina per la salsa. Se avete da farvi perdonare qualcosa. Oppure per una... Cos'è quella, Susanna, che deve... Una mousse, cos'è? Questo qui è un dolce, cremoso, perché praticamente deve risultare un po' croccante all'esterno, ma cremoso all'interno. Poi ve lo facciamo assaggiare. Madonna! Guardate che bellezza! Ho assaggiato di Pierozzi questa qui, lo consiglio anche alle pellegrine, la schiacciatina con la cipolla. Per l'alito, poi per baciare i vostri mariti, non sarà fantastico. Ma tanto pensi dal peperoncino. Croccantezza della cipolla. Questa facciamo. E questa? Il forno, 35-40. L'olio extravergine d'oliva, di dove? Civitella, no? Perché è bene che diciamo i po'. Allora, guardate, questo è il risultato prima di mettere in forno. 35 minuti in forno a 180 gradi, dopodiché questo, vedete? Carta forno, giustamente. E questo è il risultato finale. Guardate che bellezza. Cioè, con tutto sto peperoncino e tutta sta cosa. Allora. Cremoso all'interno, Siamo per chiudere il programma. Dovreste dare 140 caratteri di un Twitter. Oh, madonna. Pensate sul discorso del messaggio che volete dare legato al peperoncino, ok? Pensateci. Fammelo, vai. Ricordo, c'è la pagina di Facebook, bengodi.tv, mettete i vostri selfie con il peperoncino. I piatti che fate, oppure se avete il peperoncino in casa, noi li pubblicheremo con piacere. La prossima settimana li riguardiamo insieme. E aggiungo, cosa importantissima, che ci sono tante notizie all'interno qua della nostra pagina bengodi.tv. Pierozzi, sei alla fine, ce l'hai il Twitter? Lui parla con i fatti. Pierozzi, prossima Panino settimana ce cioè sei tu o il tuo fratello? Chi c'è? Non lo so, vediamo. Ah, vediamo, decidiamo. Ragazze, Twitter l'avete per fare? Pronte? Sì? Chi è? Certo. Una delle due? Tutte e due. Pronte? Vai, aspetta. Inquadratura sulla prima, ricordami il nome. Claudia. Chuck, Twitter di Claudia, vai. Sul peperoncino. Te lo sei scritto? No, ancora no. Ah, non sei pronta? No, noi ti fanno diretta, scusa. Ah, pronte? Andai, ragazze, fammo notte, vai. Metteremo sicuramente un link al nostro blog, Le Pellegrine Artusi, per guardare tutte le ricette col peperoncino. Va bene, tu che dici, ce l'hai un Twitter, 140 no. caratteri? No. Non ce l'hai, non te ce l'hai? No, però io c'ho un'altra cosa. Che c'hai? C'ho un panino con la trippa, una ciabattina con la trippa e delle scaglie. No, lascialo lì, e delle scaglie di parmigiano, perché è vero, la dieta mediterranea, però insomma alla fine anche i nostri nonni, poi dopo questi erano piatti poveri della tradizione contadina, che li mangiavano, e come dire, qui il peperoncino ci farà su parte. Fate il Twitter, vai. Allora, sei pronto, 140 caratteri, vai, che Twitter vuoi fare? Ma è il peperoncino che anima tutti i nostri alimenti, peperoncino Mr. Pick su Facebook e su Twitter e il sito. Qui ha fatto proprio una spinto. Tu che vuoi dire, Massimo? No, io dico che adoperate, consumate peperoncino fresco italiano, prodotto in Italia, e i derivati che vengono dalle aziende italiane. Allora, qui la trasmissione è andata in deriva. Ringrazio i registi tecnici del programma. Grazie. Tutti i nostri ospiti. Ce l'hai il Twitter? Certo. Dai. Hai fatto bene. Dieta mediterranea, Angelo Vassallo, sindaco di Polica. Grazie mille, ciao.
Vai. Ma che c'entra quel programma? E c'aveva da dire. Dieta mediterranea. Dieta... Oh, che il Signore mi perdoni. Allora, arrivederci la prossima settimana con Bengodi. Posso? Oh, Madonna, sì. Sei sì, finito? Sì, sei sì, finito. Grazie a tutti gli ospiti, alla prossima settimana con Bengodi.